Abbiamo portato avanti un percorso importante. La mia impressione è che in quest'ultima fase si era rallentato nell'azione fatta, c'è bisogno di una nuova scossa. Alcuni segnali sulla finanziaria e ora sul DL pagamenti dimostrano che non possiamo rimanere fermi in un pantano. Il lavoro fatto è stato straordinario fino ad ora, ma c'è ancora molto lavoro da fare e c'è bisogno di ricostruire un consenso più ampio. C'è un problema di ricostruzione di un percorso politico complessivo su cui un tecnico può dare un contributo. Io credo che noi, come io personalmente, il resto della Giunta e il Presidente Giulietto l'abbia dato. In questo momento io una parte del lavoro l'ho fatto, qualcun altro continuerà a fare per me. Non vado via contro nessuno, vado via rivendicando il lavoro fatto. Peraltro ho interpretato questa funzione come un servizio che ha bisogno di conseguire risultati. Nel momento in cui vedo che ci allentiamo sulla capacità di conseguire risultati, ritengo che forse qualcun altro può farlo meglio di me. Soprattutto nell'ultimo periodo, credo che no, fino ad ora, appunto, distinguendo tra il gruppo dell'Assemblea regionale che ha sempre lavorato insieme al governo e una situazione di fibrillazione politica che ha riguardato tutti i gruppi di maggioranza, che certamente non ha aiutato. Ma questo è senz'altro stato un tema che ha appassionato per molti mesi, ha impegnato per molti mesi buona parte della classe politica regionale, portandola a trascurare quali erano i veri reali problemi della regione.